Ciao, Wayu. Allora, avreste dovuto, avete visto poco fa, un'oretta fa, il video che vi ha svelato il mio segreto della settimana scorsa. Io vi devo chiedere scusa per quel video che ho fatto, però era l'unico modo, diciamo, per incuriosirvi un poco, perché avevo avuto un po' il sentore, ecco, che l'hype, che poi non è una cosa che mi interessa particolarmente, però è divertente, è bello, insomma, è bello aspettare, è bello essere curiosi, è bello, insomma, tutte queste cose qua così. E quindi, Wayuu, oggi inizia la mia serie di video su questo gioiellino qua. Eccola qua. È una Telecaster, cioè una telecasteroide. Non è una Telecaster, della Donner, che mi hanno mandato. Oggi è venerdì, no, oggi è giovedì, ok. Quindi già ce l'ho da un po' e già probabilmente quando voi vedrete questo video già ci sto lavorando sopra. Sarà un progetto, però in questo video quello che voglio fare è presentarvela. Perché come al solito ho evitato di farvi il solito video unboxing perché ne avete visti tanti della Donner e sono tutti uguali, però voglio farvi vedere comunque in ogni caso che vi arriva con la chitarra che costa sempre intorno ai 130-140 euro così, vi arriva una bella custodia morbida. A me le custodie Donner piacciono perché sono sia leggere che imbottite, con i soliti accessori Donner che sono di buona qualità, diciamo, sono di buona qualità e fanno sempre comodo. Ecco, io i cavi Donner li ho sempre utilizzati, i miei patch cables sono della Donner. Mi arriva questo bel cavo che, al contrario dei cavi delle chitarre, diciamo, economiche, proprio quelle là da 4 soldi, mi piacciono molto perché non hanno i connettori termosaldati, ma hanno dei bei connettori che danno, diciamo, una bella sensazione di cavo di buona qualità. Non sono quelle cose proprio da 4 soldi. Poi abbiamo il chiavino per il Trussrod, che è importante, voi lo sapete perché già ve l'ho spiegato. È una bella tracolla che in questo caso non è nera, ma è marrone e mi piace tantissimo. Una tracolla di corda. Che è sempre utile, anche perché poi quando ci farò praticamente poi lo capirete quando poi inizierò a modificare, cioè durante le modifiche che farò su questo strumento. E quindi, come al solito, c'è sempre tutta questa dotazione che in genere quando vai in un negozio a comprare uno strumento, tu compri uno strumento di 300-400 euro, non ci esce praticamente niente da dentro e devi sempre un pochino, faticare per guadagnarti un cavo, una cosa, insomma, una cordiera, qualcosa in regalo dal negoziante. Invece in questo caso è tutto incluso. Poi, ecco, come vi ho detto, questa chitarra è un mio nuovo progetto, come già ho fatto per la Harley Benton, perché se la chiamo Bettola vi incazzate, quindi la Harley Benton. E ecco, ci avrà delle sue specifiche simili, se vogliamo, a quelli della Harley Benton. Però è una Telecaster, è diversa, c'ha due pickup, c'ha un altro assetto, quindi la farò leggermente diversa. Mi ripeto, sebbene avrà sempre quell'impostazione, perché adesso mi sono innamorato di questi pickup dual rail che sono, per me sono meravigliosi e quindi ce lo monterò anche qua. Allora, prima però di tutto questo, chiaramente il mio progetto non sarà tutto pubblicato sul mio canale. Quando io lavorerò, quello che diciamo, quando non pubblicherò come video,
lo condividerò con voi tramite la chat che abbiamo su Telegram, e quindi foto, cose, considerazioni, notizie, insomma, cosettine che io vi dico proprio live. La chat Telegram la potete facilmente raggiungere tramite il link in descrizione, oppure vi apparirà un link qua sopra in questo momento. Allora, parliamo adesso della chitarra in sé. Questa chitarra, ora, credeteci o meno, sì, lo so, è una recensione sponsorizzata, quello che volete, sarete portati a non crederci, ma è una chitarra meravigliosa. È proprio bella, cioè la sensazione, se vi devo fare capire, qui è di avere in mano una delle vecchie Fender Mexico, che non erano grandi chitarre per i 500 euro che costavano, ma quando quella chitarra la fai costare 130 euro più o meno, non lo so di preciso quanto costa, sarà 130, 140, non lo so, quando la fai costare tanto diventa una cosa meravigliosa, cioè diventa uno strumento eccezionale. Come è fatta? Ha nel mio caso una finitura sunburst 3 toni, con un corpo in tiglio, con una venatura eccezionale, ed è fatto in 2 pezzi, l'incollatura la vedo qui, praticamente di lato, tipo diciamo Fender Vintage, è tutta verniciata a specchio, c'ha le corde passanti, cosa bellissima, che su chitarre di questa fascia di prezzo è difficile trovare, c'ha questo, sembra una strunzata, però ti dà una bella sensazione premium, questo, la placchetta del manico incisa, etched veramente, sembra, sì, incisa sostanzialmente, ha 2 pick up single coil in configurazione normale, cioè tradizionale Telecaster, che sono ceramici, e diciamo dai quali non è che sui quali non è che ripongo chissà quali speranze, diciamo, saranno pick up economici, insomma, sicuramente da pochi soldi. Il ponte è un ponte moderno a 6 sellette, con le sellette piegate tipo Stratocaster, quelle che piacciono tanto a tutti. Battipenna bianco a 3 strati, fissato con le viti che sono tutte più o meno perfettamente perpendicolari, diciamo che qualcuna è leggermente, diciamo, inclinata, ma è una cosa proprio che ti devi mettere proprio con la cattiveria proprio a volerlo trovare, eh? Leggermente storte, questa più che altro, le altre sono dritte, questa qua è un pochino storta, ma molto molto poco. L'elettronica è una classica elettronica volume e tono col selettore a 3 vie, potenziometri che danno una buona sensazione a girarli. Quello che però mi piace molto è il selettore, perché il selettore c'ha un feedback che io non ho mai trovato su nessun'altra chitarra. Ora non so se è buona come cosa, se è cattiva, non lo so, però ecco, la sensazione che dà è particolare, è strana, io non ho mai sentito questo tipo di feedback da un selettore, non lo so, vi dico una cazzata sinceramente, poi quando la smonterò vi dirò che ci sta sotto. Il manico è un manico a C moderno, che non è quello della Telecaster sicuramente, è un manico moderno, diciamo di dimensioni generose ma non eccessive. La tastiera è una 12 pollici, sicuramente si vede proprio a occhio nudo, tasti vintage sottili, sembra ben rettificata, prima ci ho fatto un giretto e diciamo sembra buona, qua sembra esserci un piccolo difetto del legno, ma insomma una cosa da poco. La tastiera è in acero cotto, loro dichiarano non è acero, comunque non lo so che cos'è, non me lo so dire, però è molto scura, molto bella, è da, diciamo, ritoccare, perché come potete vedere non so se è secca o è impolverata, comunque la farò venire molto molto più scura poi facendo poi lavorandoci. Il capotasto è di plastica, con le corde sempre molto affossate, proprio in puro stile chitarra economica,
e le meccaniche sono le meccaniche Donner, le stesse che praticamente stanno montate sulla chitarra acustica, che funzionano bene e sono delle meccaniche, diciamo, di qualità accettabile. Vi ripeto, considerate che è uno strumento che costa molto molto poco. Gli a bassa corda sono quelli a farfallina semplici, messi bene, messi dritti e tutti i resti appresso. È bellissima, voglio, in mano mi dà proprio una bellissima sensazione di chitarra premium. Sicuramente ci sarà molto da fare su questo strumento, però mi piace moltissimo, mi piace il legno, mi piace il fatto che è molto leggera, e quindi questo mi fa pensare, il Tiglio è leggero come legno, soprattutto quello economico, quello là che è un po' più buono e più pesante veramente, e quindi ti dà la sensazione di una tavola di legno che sia stata ben stagionata, non piena d'acqua, quindi, perché è leggero come... Poi metteteci anche che l'hardware, insomma, è molto molto leggero, quindi per esempio sulla bettola, sulla Harley Benton, perché sennò vi incazzate, era molto molto più leggera prima che ci montasse il ponte Amundsen, che pesa mezzo chilo. Probabilmente in parte succederà anche qua, anche se il ponte per Telecaster è molto molto leggero. Allora, vi farò una demo così com'è di questo strumento, perché ve la voglio fare sentire com'è. In realtà non so se ci riuscirò, perché vedo già che il pick up al manico è molto molto alto, quindi non so, sono un po' combattuto, non so se settarla prima e poi farvela sentire. No, ve la voglio fare sentire direttamente, perché preferisco fare così, perché così vi faccio sentire proprio come esce dalla scatola. Ve lo dico già da adesso, questo è altissimo, quindi suonerà fortissimo, e quindi insomma considerate questa cosa, è una sciocchezza, basta. Poi le corde sono completamente piatte, quindi il setup non c'è su questo strumento, non è fatto di fabbrica. Però vi ripeto, questa mi piace moltissimo proprio come è fatta, cioè proprio ti dà proprio la sensazione di un'ottima chitarra. Poi il colore è bellissimo, è un Sunburst tre toni, molto molto, che richiama moltissimo l'Ugly Sunburst anni 60. La tastiera è bella, insomma tutte queste cose qua. Mi piace molto, e non vedo l'ora di suonarla e di metterla, diciamo, e di modificarla per farla poi essere proprio, insomma, come diciamo noi. Ok, per oggi è tutto, io vi saluto, spero che questa cosa, non so come gli sia venuto in mente, ecco, per come che mi abbiano mandato questa chitarra, perché voi sapete tutto quello che è successo. Comunque, sembra che, insomma, Donner rientri di nuovo nei nostri sponsor, e io confermo che fa strumenti molto molto belli, perché questa cosa io ve l'ho sempre detta. Io per oggi vi saluto, ciao aiuto.